Buonasera, continuiamo questa trasmissione, appuntamento con il punto di vista del dottor Angelo Meraviglia. La scorsa puntata, buonasera e benvenuto Buonasera. intanto. La scorsa puntata avevamo accennato, parlato per sommi capi, anzi abbondantemente quasi, delle malattie L'estate. dell'estate. Questa sera noi, essendo l'ultima anche puntata per questa stagione, ci salutiamo. Vogliamo un attimo, anzi, il dottor Meraviglia voleva un poco ritornare sull'argomento, perché in effetti è un argomento importante, tra l'altro lasciandoci con l'estate avanti, insomma, diventa anche significativo e insomma chiarire anche dei particolari. Nel frattempo, ovviamente, se insomma qualche domanda ci viene fuori, insomma, gliela suggeriamo. Beh, io direi che la volta scorsa abbiamo affrontato appunto questo argomento delle malattie dell'estate, intendendo le malattie che più facilmente possono capitare con temperature molto elevate, con tassi di umidità molto elevati, perché il nocciolo della questione è questo: quando noi abbiamo temperature abbastanza elevate che si addizionano, si uniscono a un tasso di umidità molto elevato, la nostra capacità, come dire, di scambiare calore con l'ambiente esterno diventa difficile, e da qui possono insorgere o possono essere favorite molte patologie. Alcune patologie sono le classiche patologie croniche che viviamo anche durante la stagione invernale, che però in estate assumono alcuni aspetti, alcune connotazioni diverse. Tant'è vero che questo tipo, il trattamento di queste malattie in estate deve essere adattato proprio al luogo e alla temperatura in cui il paziente vive. Due, in estate possono insorgere, insorgono proprio spesso e volentieri malattie dovute all'estate. Tanto per dire, il calore è un moltiplicatore incredibile delle mitosi, cioè della moltiplicazione cellulare, ma anche della moltiplicazione di germi che sono, come dire, che Certo. possono popolare come parassiti anche il nostro corpo, la nostra pelle stessa, e quindi essere in agguato ed essere pronti ad accendere delle patologie. Ma la stessa temperatura estiva, l'umidità stessa diventano e possono costituire dei buoni terreni di coltura anche per molti altri tipi di germi, dagli stafilococchi ai micedi, cioè ai cosiddetti funghi, che in estate proliferano molto bene. Senza badare che in estate possiamo avere molte malattie, come dire, iatrogene, cioè causate da noi stessi. Tanto per, abbiamo tanto l'abitudine di usare aria condizionata, ci può capitare uscire da una macchina e entrare in supermercato dove magari l'aria condizionata è molto bassa, e se non stiamo attenti, quell'aria condizionata molto bassa improvvisamente ci può creare delle patologie. Noi abbiamo già le polmoniti, le broncopolmoniti, gli attacchi reumatici da discrepanza di temperatura, Certo. cioè passaggio da una temperatura alta a una temperatura improvvisamente bassa. Tutto questo genera tutta una serie di patologie che possono essere anche delicate. E in alcuni, molto raramente, piccoli casi possono essere anche pericolose per la vita. Parliamo proprio di polmoniti che in alcuni casi possono diventare tanto virulente da non poter essere dominate dagli stessi antibiotici. Quindi, per esempio, un primo suggerimento, Sì. facendo seguito a questo che sta dicendo, potrebbe essere quando ci si sposta da un ambiente all'altro, che L'altro, succede, come ha detto lei, spesso nei supermercati, nei negozi, nei luoghi di lavoro, da dentro a fuori, fuori. bisogna magari avere un attimo, trovare un posto magari all'ombra, prendere, insomma, sistemare un po' la temperatura, diciamo, corporea e poi avvicinarsi all'ambiente, quindi non creare questo impatto, quindi già potrebbe Esattissimo, essere un buon esattissimo quello che suggerimento. dice, perché questo impatto dovrebbe essere in qualche maniera mitigato. O, come dire, cominciamo a imparare, visto che i nostri climi cambiano, cominciamo a imparare a uscire d'estate con indumenti aggiuntivi che magari possiamo non indossare ma che ci portiamo dietro, che in alcune occasioni, in alcuni momenti, come l'entrata in un luogo dove si prevede che ci sia Ci si abbastanza mette per esempio una freddo, ci si giacchetta, possa coprire. certo. Oppure, come dire, l'atteggiamento o la furbizia di fermarsi nell'atrio di Esatto. quell'edificio, magari Per stemperare un po', per diciamo così. stemperare un po' il Esatto. calore e poi entrare lì. Esatto. E tutto questo tante volte può essere sufficiente a evitarci guai e malanni. Le malattie d'estate, peraltro, sono anche le malattie invernali, spesso e volentieri. Le malattie, però, queste malattie invernali che noi abbiamo curato
nel periodo invernale con alcuni tipi di farmaci, con alcune dosi sicuramente maggiorate rispetto a quelle che dovremmo usare in estate devono subire degli adattamenti terapeutici. La volta scorsa già avevamo accennato come fosse consigliabile, per esempio per gli ipertesi, non sospendere completamente le terapie, sì, perché spesso è invalsa questa abitudine. L'iperteso in estate dovrà ridurre la sua posologia. Da due farmaci, i due farmaci che normalmente può prendere possono diventare uno oppure addirittura mezzo, cioè essere dimezzata la dose del singolo farmaco. Tutto ciò per mantenere, come dire, un presidio, certo, per l'organismo. Noi abbiamo a livello del nostro organismo secrezioni di sostanze che esse stesse possono essere ipertensive o mantengono il nostro stato di pressione. Se noi improvvisamente, in presenza di queste sostanze che noi stessi produciamo, mi riferisco al cortisolo plasmatico per esempio, che viene prodotto abbondantemente nel mattino, nel primo mattino, lo addizioniamo ad un'assenza di normale trattamento antipertensivo, improvvisamente possiamo avere delle ipertensioni rebound che possono essere molto pericolose, tant'è vero che non è raro in estate, e anzi in estate abbiamo anche una certa incidenza di ictus cerebrale proprio nelle mattinate. Ma accanto alla patologia, come dire, ipertensiva, anche i diabetici, avevamo ricordato come i diabetici d'estate devono stare molto attenti, perché d'estate viene favorita un'alimentazione diversificata, un'alimentazione varia, spesso molto zuccherina, e come dire, la voglia anche e il gusto non può essere come dire, privato completamente al diabetico, ma questo può coincidere con un aumento dei livelli della glicemia. Attenzione che i livelli della glicemia comportano un aumento anche della poliuria, cioè un aumento dell'urina. Quindi come dire, la perdita di urina diventa superiore, il paziente può disidratarsi. La conclusione è che il diabetico deve stare attento ancora di più in estate alla sua alimentazione e non deve perdere di vista la capacità e la possibilità di idratarsi. L'idratazione diventa un trucco e un rimedio indispensabile per stare bene in estate. Attenzione anche ai sedativi e ai sonniferi che in estate possiamo utilizzare. Vedete, badate che i sedativi e i sonniferi spesso ci tolgono lo stimolo della sete, e questa a sua volta si può tradurre in una disidratazione. Abbiamo ricordato la volta precedente come anche alcuni malati cronici importanti, però, come possono essere i malati di Alzheimer oppure i malati di Parkinson, in estate devono seguire delle cautele particolari. Il Parkinson soprattutto è un malato che ha la pressione già di sua abbastanza bassa, in estate potrebbe abbassarsi ancora di più, in estate potrebbe tradursi anche in una ipersudorazione, e questo farebbe perdere ancora liquidi e ancora ricadremo nella disidratazione. Ma a parte questo, l'abbassamento pressorio potrebbe favorire anche svenimenti e lipotimie, certo, con tutte le conseguenze del caso. Così anche nei malati di Alzheimer. Sono i malati che noi diciamo senza cervello, dove il cervello si sta perdendo, si sta sbriciolando. Spesso e volentieri vengono accompagnati fuori, vengono accompagnati in altri ambienti, vengono accompagnati in campagna. Questo tipo di malati si sente molto, come dire, non ha più i punti di riferimento. Certo. Quindi deve avere molto disorientato, deve avere accanto delle persone che ristabiliscono questo senso dell'orientamento. Il consiglio per questo tipo di malati, quando vengono spostati, di mantenerli in ambienti luminosi e anche di notte di lasciare una luce accesa per poter favorire anche i movimenti di notte di questo tipo di pazienti. Ma accanto a queste patologie, l'insufficienza venosa è un'altra patologia che in estate può subito prosperare. Vi ricordo come le nostre vene d'inverno sono abituate ad un certo livello di temperatura, che le nostre vene posseggono nelle loro pareti proprio dei sensori che diremo termici di temperatura, che li mantengono ad un determinato calibro. Se improvvisamente questi sensori vanno, come dire, fuori uso, perché?
la temperatura da 20 gradi diventa 30 gradi, questi sensori possono non regolare più il calibro di queste vene, le vene si allargano, diventano un deposito di sangue ed ecco che il paziente improvvisamente, no, o la paziente nota le gambe molto gonfie, la pelle diventa molto lucida, molto sofferente, dal punto di vista sintomatologico, a parte il senso di gonfiore, comincia a comparire un po' di dolenzia, ma soprattutto un senso di prurito, un senso di stanchezza, la facile stanchezza è un segno della insufficienza venosa. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ristabilire l'equilibrio, quindi rinfrescare queste gambe, stare in movimento. Il movimento, vi ricordo, che permette lo svuotamento delle gambe stesse, perché le gambe muovendosi, facendo contrarre i muscoli del polpaccio, facendo e pressando la pianta del piede sul terreno, favoriscono questo movimento del sangue dal basso verso l'alto e possono svuotare la gamba. Quindi camminare, muoversi, raffreddare le gambe e quanto possibile tenerle in scarico, cioè mettersi distese con le gambe un po' sollevate. Questi sono i consigli che noi diamo in estate per la insufficienza venosa. Tra l'altro consigliava anche in estate di camminare sulla spiaggia senza ciabatte, anche se certo, sì. Magari sulla battigia bisogna stare un po' attenti, dove la sabbia risulta essere un po' più pulita, sì. Anche il fatto stesso che è un po' calda probabilmente ha un effetto benefico, no? Per i piedi. Esattissimo, diciamo che la pianta del piede, proprio la spugna plantare, viene molto stimolata dalla sabbia, che a sua volta è un territorio mobile che si adatta molto alla pianta del piede. Ma poi camminare sulla spiaggia e sul bagnasciuga diventa un ottimo idromassaggio. Certo. Il migliore idromassaggio che un paziente che soffre di varici può esercitare, può avere, è quello di camminare con le gambe sino al ginocchio in mezzo all'acqua. Quello stesso modo di camminare per 10 minuti, 15 minuti, mezz'ora, diventa, come dire, una cura per tutta la giornata. Questo è un vantaggio dell'estate, accanto allo svantaggio sulle gambe, attenzione, del sole troppo forte. Quindi questo facciamolo di mattina, facciamolo sino alle 10, 10 e mezza, quando comincia il solleone cerchiamo di stare riparati o stare in mezzo all'acqua, una delle due alternative. Uh-huh. Accanto a queste malattie, che sono quelle malattie dell'inverno, che comunque diventano malattie estive perché le dobbiamo adattare all'estate, ci sono poi le tipiche malattie dell'estate. Se io dovessi dare un segnale di come noi ci dobbiamo comportare, io immaginerei d'estate un uomo e una donna che si copra bene con degli indumenti leggeri, ma che si copra, che usi un cappello o un cappellino per difendersi dai raggi del sole, perché una prima cosa che noi possiamo avere sarebbe il colpo di sole o il colpo di calore. Certo. Abbiamo ricordato la volta precedente che c'è una differenza tra l'uno e l'altro. Il colpo di calore dipende dalla temperatura e può capitarci anche senza sole, può capitarci anche in ambiente confinato, in ambiente chiuso, dove però la temperatura fosse molto elevata e dove c'è una condizione di umidità dell'aria che superi l'80%. Vi ricordo che il colpo di calore, a parte il dolore di testa, quindi la cefalea forte, il torpore che ci genera, e la temperatura molto elevata che produce, per cui nel colpo di calore abbiamo temperature che possono ipertermie, che possono arrivare ai 40 gradi, 41, 42 gradi, veramente molto alte, c'è una sudorazione profusa e questo diventa un motivo positivo perché in qualche maniera scarica calore, certo. Ma un motivo negativo perché ci può collassare e quindi sono situazioni che bisogna saper dominare. Due, il colpo invece di sole è dovuto all'effetto, all'influenza eccessiva direttamente dei raggi del sole, ultravioletti e infrarossi sulla nostra pelle. Vi ricordo che produce il colpo di calore le stesse temperature elevate, produce lo stesso dolore di testa, produce lo stesso stato di torpore, ma non produce la sudorazione perché non c'è la vasodilatazione, e questo può essere molto pericoloso. E nel colpo di calore la temperatura, nel colpo di sole la temperatura può salire anche più in alto. Cosa fare? Ve lo ricordo ancora, bisogna subito raffreddare il paziente. Se noi potessimo buttarlo subito in una vasca, lo dovremmo fare, ma si può benissimo usare una spugna bagnata,
dei fazzoletti bagnati in alcol e li passiamo sul volto, anche ma anche in acqua semplice, ma anche sul petto. Torace, ma anche sotto le ascelle, ma anche sulle spalle, in maniera tale da raffreddarlo. Usare gli antipiretici che tutti noi abbiamo a casa, che tutti voi avete a casa, dalla tachipirina alle Feralgan, anche alla bustina di occhi, all'aulin, quello che volete. L'importante è che la temperatura un tantino gli si faccia abbassare, e poi gli solleviamo un tantino le gambe, tanto per favorire un buon flusso di sangue al cervello. Questo è quanto noi dobbiamo cercare di fare per quanto riguarda questi colpi di sole e colpi di calore. Ma altri germi sono in agguato con l'estate. Vi ricordavo come i funghi, per esempio. I funghi nel terreno umido, molto caldo, trovano il loro terreno ideale di coltura, i bordi delle piscine, in riva al mare, in campagna, nelle zone innaffiate, eccetera, i funghi possono prosperare. Attenzione, possono prosperare persino sulle nostre sedie a sdraio, perché ci sediamo lì con le spalle bagnate, la sedia si inumidisce e magari lì possono proliferare i funghi. Ed ecco perché dobbiamo conservare la buona abitudine di usare i nostri, come dire, strumenti da spiaggia, certo, i nostri accappatoi che dobbiamo mettere, le nostre sulle sedie, tovaglie da mettere direttamente sulla cosa. Attenzione a non cambiare il verso, perché certo, altrimenti non abbiamo concluso niente, e così certo via. Quando camminiamo, se siamo in un posto pubblico, siamo in un centro vacanze, eccetera, andiamo in bagni pubblici, eccetera, facciamo la doccia assieme a tanti altri, non dimentichiamoci di usare anche le nostre ciabatte, di non camminare proprio con i piedi per terra, perché i funghi ai piedi, dal latino pedis, si chiama così, o piede d'atleta, perché spesso capita agli sportivi negli spogliatoi, è in agguato, e quindi ecco che la buona pantofola, buona ciabatta ci difende da tutto questo. Ma i funghi possono colpire anche la pelle, e quindi attenzione a difenderci bene. E cosa usare? Anche le buone creme solari ci possono servire, per difenderci dai raggi del sole, ma possiamo avere e usare anche le creme antimicotiche, soprattutto per coprire le zone dove già abbiamo la presenza visiva proprio di questi funghi. Come si riconoscono i funghi? Scusi, perché spesso si sente parlare di funghi, basta spunta una macchia, è un fungo. Allora, come si riconoscono? È facile riconoscerlo, perché di fronte alla pelle abbronzata, che diventa marrone o comunque brunita, il fungo acquisisce un colorito più chiaro, per cui compare come una monetina, come tante monetine più chiare, che tappezzano, diciamo, o possono tappezzare tutta la nostra pelle. In questo caso bisogna correre ai ripari. Se il luogo, come dire, di attacco dei funghi è molto limitato, ci può bastare una crema, altrimenti si deve usare anche una terapia di carattere generale, cioè noi usiamo delle creme, degli shampoo, ma usiamo anche delle compresse da usare a scadenze e con posologie ben precise, proprio per difenderci da questo tipo di attacco. È vero che i funghi ritornano nello stesso posto? Spesso e volentieri possono ritornare nello stesso posto, perché non si sono curati bene, o a prescindere? Non siamo stati in grado di eradicarle. Perché non si sono curati bene? Ma tante volte non sono curati bene non perché non gli abbiamo dato i farmaci giusti, o perché il paziente non ha seguito le regole. Tante volte il fungo è sistemato in maniera così, come dire, nascosta, che è pure difficile attaccarlo. Ed ecco perché le cure antimicotiche sono anche delle cure lunghe. Non è che infatti, quando facciamo un buon ciclo di terapia antimicotica, può durare anche 3 mesi, magari a cicli, primo mese, secondo mese, terzo mese, ma non possiamo demordere. Facciamo una volta soltanto, può darsi certo che non otteniamo nessun tipo di certo risultato. Accanto a questo tipo di patologie, voglio ricordare a tutte le persone la possibilità, appunto, di attacco delle cose, di api, degli imenotteri, ecco, api, vespe, calabroni, zanzare, zecche. In estate sono tutti in agguato, anche perché in estate proliferano in una maniera velocissima, per cui ce ne sono tante e diffusissime. Vi ricordo come l'ape emette
ci punge col suo aculeo e l'aculeo ci rimane sulla pelle e noi dobbiamo essere subito bravi a Strano. tirarlo via. Vi ricordo come api, vespe, eccetera, possono dare delle manifestazioni che possono essere varie, possono dare delle stupide manifestazioni locali che curiamo con una banale crema. Voglio ricordare che le nostre nonne usavano l'aglio, L'aglio, usavano il il coltello. raschio del coltello sulla puntura. Ma devo anche dire, con incidenza statistica ormai sicura, che nel 20-25% dei casi la puntura di insetto dà delle manifestazioni un tantino più generalizzate sulla pelle che possono, come dire, dare un'estensione, una manifestazione di estensione anche superiore ai 10 centimetri su un tratto cutaneo. Ma voglio ricordare che nell'1-2% dei casi la puntura di imenottero, di insetto, può essere anche molto pericolosa, sino ad essere pericolosa per la vita. Statisticamente noi abbiamo da 10 a 15 morti anno per punture di insetti. Chiaramente sono delle morti occasionali per non avere pronto, come dire, l'antidoto da poter usare, che poi poteva essere la banale puntura di cortisone e di Bendelan o anche la fiala di adrenalina. A questo punto voglio ricordarvi che chi è tendenzialmente allergico deve Allergico. avere nella sua borsetta di viaggio, deve tenersi nel suo luogo vacanze, nella sua campagna, dove va, nella campagna dove va in villeggiatura, la sua propria cassetta dove abbia la sua siringa, abbia la fiala di Bendelan e possa avere anche una fiala di adrenalina. Attenzione che esistono adesso degli autoiniettori dell'adrenalina, cioè sono dei dispositivi tali dove si inserisce la fiala di adrenalina e che il paziente stesso, in condizioni, si capisce, di emergenza o di gravità, lui Riesce a stesso si iniettarsi, può certo. praticare. Attenzione che diventa veramente il Salvavita, salvavita. certo. Dagli imenotteri, come dire, per chi è allergico non ci salva nessuno, se è allergico tornerà ad essere allergico e quindi in questi casi può addirittura essere necessario il vaccino. Esiste proprio un vaccino anti-imenottero che non è molto conosciuto e devo dire non è nemmeno molto frequentato, non si usa molto. Però i vaccini anti-imenotteri esistono e per i pazienti che sono fortemente allergici o che riconoscono che per loro una puntura di questi insetti è pericolosa, veramente una vaccinazione di questo genere che dà garanzia dai 3 ai 5 anni potrebbe Certo. essere fatta, ma anche gli stafilococchi sono in agguato in estate e danno quei famosi forungoli estivi molte volte molto antipatici che ci possono capitare sul collo, sul viso o dietro le orecchie e così via, che danno molto fastidio soprattutto se siamo al mare, dobbiamo fare i bagni e così via. Sì. E accanto a questi voglio ricordare i virus anche questi in estate replicano e avere gastroenteriti virali o broncopolmoniti virali non è difficile in estate, tant'è che c'è una famosa frase che recita: in inverno perché l'inverno è in estate perché l'estate, ma le broncopolmoniti possono essere sempre in agguato. Come si differenzia una broncopolmonite o una polmonite da una virale, da una polmonite classica? Perché spesso e volentieri i sintomi sono quasi stessi. Quasi gli stessi, ma i secreti della broncopolmonite virale quasi sempre più brunita, più scura rispetto ai segreti di una polmonite stafilococcica classica, eccetera. Questo potrebbe essere un segnale di differenza. Dal punto di vista terapeutico, la differenza è sostanziale perché un Certo, virus non si cura con un antibiotico, certo. anche se no, e quindi dobbiamo stare attenti a queste broncopolmoniti e a queste polmoniti virali, anche se noi, come dire, in questo tipo di patologie poi finiamo con l'usare sempre l'antibiotico. Ma perché? Per una ragione semplice, perché se un paziente è già sotto attacco di una malattia virale di una certa gravità, come una polmonite, come una broncopolmonite, rappresenta un terreno ideale anche per una sovrapposizione batterica e quindi la broncopolmonite si complica, dove diventa ad origine mista sia virale sia batteriche, quindi l'antibiotico a quel punto benvenuto, così come benvenute le cautele,
un ambiente discretamente ventilato, sicuramente non freddo, un'umidità dell'aria fisiologica, è un ambiente ideale dove questo tipo di paziente può essere curato. Le gastroenteriti virali danno una sintomatologia che può essere anche pesante. Fortunatamente sono tutte benigne, pesanti nel senso che i loro sintomi sono il dolore, la diarrea, certo, e la febbre. Certo. Dolore, diarrea e febbre, gastroenterite virale. Spesso e volentieri può capitarci durante la gita e ci rovina la gita. Allora attenzione se andiamo soprattutto in paesi non europei, in paesi tropicali, a quello che beviamo, ai cibi che siano ben freschi e conservati. Le acque, garantiamoci che l'acqua che ci venga servita sia ben sigillata in bottiglia, non vediamoci di altro tipo di acqua, altrimenti incorriamo in queste vendette del viaggiatore, nel senso che in qualche maniera se ci capita poi episodi di gastroenterite ci ha rovinato la vacanza, certo. Quindi cerchiamo di evitare tutte queste cose. Ma allora, alla fine di tutto, in questo tipo di estate dove effettivamente le temperature molto elevate ci rendono più problematica la vita, qualcuno dice ci possiamo difendere forse più dal freddo che dal caldo, dove l'umidità dell'aria ci produce i suoi guasti, eccetera. Ma insomma, come dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare per evitare tutte queste cose alla fine? Quindi stiamo finendo alla fine con la prevenzione. Cosa fa? Io dico, prima di tutto bisogna sapersi coprire. Quindi d'estate, pensate voi in Africa le persone che vivono nel deserto, i berberi vivono sotto 50 gradi e sono coperti sino al naso e con delle stoffe chiaramente che sono molto traspiranti. Quindi l'ombrello, quindi la copertura dai raggi del sole ce la dobbiamo avere addosso, sulla pelle. E quindi saperci coprire, quindi la maglietta non è la maglietta che noi dobbiamo disdegnare o non usare, la dobbiamo usare d'estate. Così come d'estate dobbiamo usare il cappellino, così come d'estate dobbiamo bere. Signori, anche acqua semplice. Quando siamo esposti o molto disidratati, non abbiate paura, proprio aggiungete anche un pizzico di sale, perché il pizzico di sale aiuta, certo, aiuta, vi dà sete, vi fa bere un po' di più e vi aiuta nella idratazione. Quindi questo è il primo consiglio. Poi ambiente ventilato, ambiente marino per esempio può essere molto utile. Quanto beneficio può darci il mare? Quindi noi viviamo in un'isola, andiamo al mare quando possiamo. Il vantaggio del mare, il vantaggio per l'insufficienza venosa, l'avevamo già detto, certo, camminare sull'acqua e in mezzo all'acqua. Ma il vantaggio per le scoliosi, voi dovete sapere che la scoliosi migliore si cura nelle piscine, o la scoliosi migliore si cura nuotando, ma anche dimagrire nuotando si può, signori, ben dimagrire. Quindi andiamo al mare e andiamo a correre nell'acqua e andiamo a nuotare in mezzo all'acqua. Altra cosa che il mare ci può dare come vantaggio, la cura delle malattie allergiche. Signori, soffrite di allergia, andate al mare e vi passano le allergie, perché nel mare non ci sono allergie. E poi lo iodio vi aiuta molto, per cui al mare, in riva al mare, avrete una liberazione dei vostri disturbi e respirerete sicuramente meglio. Dovete stare attenti al sole, ovviamente, l'esposizione deve essere attenta, spostatevi quando i raggi del sole non sono molto forti, se dovete fare dei viaggi, e poi sappiate usare delle creme protettive che vi possono, come dire, salvare da queste cose. In città si può stare bene, rimpariamo a usare le biciclette nelle città. Nelle città come Caltagirone, per esempio, una città di media collina, sì, in teoria, se avessimo un po' di ordine in più, un po' di pulizia in più, si fa per dire, si potrebbe bene passeggiare, e passeggiare a piedi fa molto bene, ma passeggiare in bicicletta ancora di più. Vi ricordo che la media fatica in bicicletta attacca i nostri acidi grassi, cioè ci fa dimagrire andando in bicicletta e ci fa perdere la pancetta. Quindi a tutti quelli che hanno la pancetta, mettetevi in bici e camminate, che vi fa molto bene. Insomma, signori, l'estate con le sue temperature può portarci le malattie, ma io vi ricordo che l'estate è anche la stagione della salute. La dobbiamo godere e sappiamo la godere. La possiamo godere in riva al mare, ma la possiamo godere anche a casa nostra,
la possiamo godere in campagna, sotto un albero, ascoltando le cicale. Signori, perché la Sicilia ha avuto un poeta antico di 2000 anni che ha saputo cantare l'estate così bene. Si chiamava Teocrito ed era siciliano e ha descritto l'estate panica, proprio piena della Sicilia, quando le cicale cantano e quando ci sono le stoppie gialle che brillano al Certo. sole. Facciamo delle buone camminate in mezzo a queste stoppie, ascoltiamo le cicale. Si vive bene l'estate. Bene, Grazie. grazie, grazie anche per questa citazione. Ovviamente tutto quello che ci viene detto certamente viene acquisito, è importante, quindi godiamoci l'estate, ma insomma, la precauzione non è mai troppo. Grazie al dottor Meraviglia, la saluto per questa stagione, grazie per tutte le pillole. Ricordiamo che su YouTube c'è possibilità quindi di rivedere, insomma, di ascoltare tutti i consigli che ci ha dato e arrivederci Arrivederci a alla prossima. settembre. Buona estate A settembre anche cominceremo a parlare di vaccini. a lei. Ok, grazie. Sì. Grazie a voi per averci seguito. Pausa pubblicitaria.